Asper, centro assistenza riparazione elettrodomestici di tutte le marche. Tecnici qualificati, ricambi originali per garantire riparazioni a regola d'arte. Con Asper tutto funziona. Allagamenti in città e frane in collina, il maltempo crea nuovi disagi nel Bassanese, strade come fiumi in centro, chiuso sottopasso di Viale delle Fosse. Danni anche all'agricoltura, l'eccesso d'acqua fa scoppiare le ciliegie, perso un terzo del raccolto delle varietà tardive, a rischio pure le olive. Ospedali più lenti con le procedure anti-Covid, le soluzioni LUS 7, visite fino a sera e nei weekend, ma servono più medici. Gel, percorsi obbligati e banchi a distanza, aule pronte per gli esami di maturità, ecco come si stanno attrezzando le scuole. Via i lavori per la rotatoria del Casello, Mussolente teme l'impatto della pedemontana, un bypass per il traffico o Casoni soffocherà. Calcio, il Bassano a caccia di rinforzi per l'eccellenza, assalto alla Seghese Rubbo, disposto a scendere dalla Serie C. Rispetta la natura e l'ambiente. Scegli Emma Casa. Realizza il tuo sogno di casa in legno. Progettiamo e costruiamo assieme a te la tua casa in legno, con il massimo risparmio energetico e comfort abitativo. Emma Casa, un nuovo modo di abitare e vivere la casa. A Romano Dezzelino. Buonasera a tutti, in apertura anche oggi immagini di strade allagate, frane e dissesti. Il peggio sarebbe alle spalle, ma il maltempo di questi giorni lascia nuovi danni e altri disagi anche in pieno centro a Bassano. L'ultimo acquazzone ha costretto il comune a chiudere il sottopasso pedonale di Viale delle Fosse. Vediamo. Ancora maltempo nel Bassanese, ancora danni e frane nelle aree collinari. La perturbazione di ieri pomeriggio ha allagato il sottopasso di Viale delle Fosse, che è stato chiuso. Ora il comune sta verificando da dove provengono le infiltrazioni. Pioggia battente che ha provocato anche degli smottamenti in località Gaggion Alto. L'assessore Tamara Bizzotto in mattinata ha fatto un sopralluogo a Santo Eusebio, nelle abitazioni che sono state invase dall'acqua e dal fango lunedì sera, dove la furia della pioggia ha fatto anche crollare il muro di un rustico. Tamara Bizzotto ha scritto all'assessore regionale alla protezione civile Bottacin e al governatore Luca Zaia per presentare la situazione del territorio flagellato dal maltempo. È ancora una situazione delicata che potrebbe portare qualche criticità localmente. Attenzione agli allagamenti, perché i terreni, ormai lo sappiamo, sono ben saturi, di conseguenza la terra non assorbe acqua e l'acqua va a riversarsi poi su strade, torrenti e fossati. A Mussolente segnalati 10 mm di pioggia nelle ultime 24 ore e 22 mm a Tezze sul Brenta. Per i prossimi giorni sono previsti dei miglioramenti. Per i prossimi giorni la situazione dovrebbe lentamente migliorare, ci aspetteranno giornate sicuramente più calde, con temperature che finalmente torneranno in media e in alcuni casi supereranno le medie del periodo, con più sole, qualche nuvolamento sempre, però con rischio di fenomeni intensi quali rovesci temporali, che sicuramente sarà più basso rispetto a questi ultimi giorni. Le campagne chiedevano acqua, ma ne è arrivata fin troppa e le conseguenze sono quelle che vediamo nel prossimo servizio. Da un eccesso all'altro, come ormai succede puntualmente. Mesi interi senza vedere quasi una goccia d'acqua dal cielo e poi all'improvviso diluvi torrenziali. L'agricoltura paga pegno al clima impazzito. A farne spese in tarda primavera sono ancora una volta soprattutto le ciliegie. Nel 2019 il maltempo azzerò i raccolti. Quest'anno la pioggia è arrivata un mese dopo e ha compromesso soltanto le varietà tardive. Nel Marosticense almeno un terzo dei frutti è perso. Gli eccessi di pioggia creano quell'effetto che si chiama cracking, quindi rottura, diciamo, della ciliegia, che non la rende più commercializzabile. I produttori che contano oggi i danni più pesanti sono quelli che non sono già corsi ai ripari. Alcune aziende hanno iniziato a coprire i loro ciliegeti con reti antigrandine e anche con reti antipioggia, in maniera tale da salvaguardare la produzione. A rischio anche altre piantagioni. I nubifragi a fioritura appena conclusa, ad esempio, possono lasciare il segno sulla qualità delle olive che stanno spuntando sui rami. Molto peggio è andata in altre aree del Veneto martoriate dalla grandine, dal Veronese alle colline del Prosecco. La regione è pronta a dichiarare lo stato di calamità, oltre a presentare un piano per risollevare il settore dall'emergenza Covid. Lo stop a ristoranti e mense ha messo in ginocchio alcune filiere. Metteremo in campo molte risorse, sia
per restaurare le perdite, ma anche per dare liquidità alle imprese agricole del Veneto per appunto far superare questo momento così difficile. Il bollettino Covid di oggi per fortuna non si discosta da quello dei giorni precedenti. Nessun nuovo decesso, zero tamponi trovati positivi su quasi una migliaia effettuati e ricoveri fermi a quota 9, 4 a Sant'Orso e 5 a Marostica, 22 i nuovi guariti. Gli ospedali stanno uscendo dall'emergenza, ma il ritorno alla normalità sarà molto graduale e porterà con sé inevitabili lentezze. E l'ULS 7 annuncia le contromisure allo studio. Noi abbiamo avuto 3 mesi di fermo macchine. 3 mesi. Ora stiamo ripartendo e quindi abbiamo il recupero di quelle prestazioni non fatte nei 3 mesi e mezzo e più la nuova domanda. Dopo un lungo stop, la macchina della sanità viaggia forzatamente a marce più basse. Il San Bassiano è tornato all'80% delle sue potenzialità, ma Sant'Orso è al 50% e Asiago forse anche meno. Prima e dopo ogni prestazione, adesso bisogna sanificare tutto. I tempi della visita, per dire, sono passati dai 20 minuti ai 30 minuti, cioè 10 minuti se ne vanno per i preparativi, prima e dopo. Ospedali aperti a oltranza per recuperare gli arretrati e far fronte alle nuove procedure. L'intenzione dell'ULS 7 è dilatare gli orari, spalmando visite ed esami pure nei fine settimana. Questo però è legato al reclutamento di personale che è in corso. Sono ripresi i concorsi di azienda zero, stiamo mettendo a posto, speriamo in fretta, gli organici, i medici in alcune unità operative sono preoccupanti. Ora tutto va prenotato. Se il San Bassiano il 2 marzo ricevette 2.000 chiamate, adesso sono più di 3.000 al giorno. L'incremento sfiora il 70%. La regione vuole un CUP unico per l'intero Veneto e un'app per le prenotazioni specialistiche. L'ULS 7, nel frattempo, ha aumentato gli operatori telefonici, mediamente 33 in contemporanea. Stiamo ragionando con la dottoressa Cordiano e i collaboratori su una progressiva riapertura, dico progressiva riapertura degli sportelli, cioè dell'accesso fisico degli utenti. Su questo vi daremo corrette informazioni mano a mano che si verificherà. Meno di una settimana e prenderanno il via gli esami di maturità. Ecco come si stanno attrezzando le scuole per una sessione di esami davvero fuori dal normale. Percorsi obbligati per entrare e uscire dall'esame di maturità, gel igienizzante all'ingresso e distanza di sicurezza tra commissione e studente. Questa mattina siamo andati nella sede di via Beata Giovanna del liceo Brocchi. Qui è tutto pronto per l'inizio dell'esame. Lunedì incontri preliminari di preparazione e costruzione del calendario delle commissioni e mercoledì via all'orale. Le scuole ovviamente ogni mattina darà una mascherina nuova ad ogni docente, ad ogni commissario della maturità, gel per tutti, i ragazzi devono portarsi la mascherina da casa, nel caso non se ne dimentico comunque la scuola ce l'ha. Le aule sono state preparate, quest'anno sono 19 le classi, 10 presidenti di commissione. Questa è già un'aula predisposta in modo tale che ci siano gli spazi distanziati per i commissari e il presidente, il posto che viene assicurato per ogni ragazzo, questo posto verrà sanificato di volta in volta tra un ragazzo e l'altro. In aula ci saranno lo studente e la commissione, all'esterno il posto per un eventuale accompagnatore, tutti con la mascherina durante l'esame. Al centro c'è il presidente e poi dai lati ci sono i 6 commissari che sono docenti interni della classe, per cui è tutto più facile, gli spazi ci sono e credo non ci saranno difficoltà. Quest'anno gli esami sono anche semplici perché ci sono solo gli orali. Lo studente potrà anche utilizzare un computer durante la prova. Attraverso la lavagna luminosa verrà proiettato ciò che lo studente ha preparato, in modo che la commissione possa vedere le slide proiettate. I ragazzi hanno la possibilità di preparare un argomento, degli sviluppi dell'argomento e quindi lo possono presentare e poi tutti i docenti faranno le domande come sempre.
La cronaca ha riconosciuto in via Parolini, in città, la bicicletta che gli era stata rubata qualche giorno prima a Romano De Zelino. Un 24enne di Cartigliano si è rivolto alla polizia. Il mezzo era stato rivenduto a una coppia dell'Est da un giovane che avrebbe ceduto ai due anche una bici elettrica, a sua volta quasi sicuramente oggetto di furto. Gli ignari compratori stranieri ora rischiano la denuncia per ricettazione e incauto acquisto. Con il prossimo servizio ci spostiamo a Mussolente, dove prende forma il futuro casello della superstrada pedemontana e crescono i timori per l'impatto su Casoni. Un appello alla regione che dura ormai da 5 anni. Un casello della pedemontana veneta che avrà ripercussioni sulla viabilità locale. Qui siamo tra Marini di Cassola e Bessica di Loria. Questo è il casello della superstrada che porterà nel territorio auto e mezzi pesanti che dovranno raggiungere le zone industriali dell'area. Il problema di questo nuovo casello, quando sarà aperto, sarà il traffico pesante che interesserà, oltre al comune di Mussolente, interesserà anche il comune di Loria, il comune di Cassola, ma comunque tutto il territorio che va da Romano a Fonte fondamentalmente. Ecco cosa succede quando due mezzi pesanti si incrociano a Casoni di Mussolente. Tutto il traffico pesante, volente o nolente, si riverserà sul nostro comune di Mussolente da nord a sud, perché entrerà verso questo casello che vediamo qui alle nostre spalle. Il perché? Perché questo casello dovrebbe congiungere la strada che porta verso Padova, la strada del Santo, e congiunge la pedemontana. Ora è necessario progettare e realizzare una viabilità complementare che bypassi il centro di Casoni. Due rotonde, una a monte e una poco prima del centro di Casoni, arrivando da sud, che porterebbe fuori traffico pesante. E intanto la provincia ha stanziato 100.000 euro per mettere in sicurezza due tratti pedonali, due tratti di marciapiede che collegheranno Mussolente con San Zenone e Casoni con Marini Cassola, un'opera che permetterà ai pedoni di transitare con più sicurezza nell'ottica di apertura del nuovo casello. Quartiere San Vito potrebbe restare al buio di notte. L'avviso arriva direttamente dal comune di Bassano. I lampioni potrebbero rimanere spenti per completare i lavori di adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione nella zona tra via Passalacqua e lo stadio Mercante. E a proposito di stadio Mercante, il Bassano si prepara all'eccellenza dando la caccia a rinforzi di lusso. Dopo il gran colpo di Alex Pellizzer, prima preziosa addizione di mercato giallorossa a puntellare il pacchetto arretrato, Bassano studia un secondo colpo d'autore e dà l'assalto ad Alberto Rubbo, asiaghese di 31 anni, centrocampista versatile, l'ultima stagione in forza alla Vis Pesaro in Serie C. Il contatto tra le parti c'è già stato, un proficuo colloquio anche. Ora il giocatore dovrà dare una risposta. Rubbo è cresciuto nelle giovanili del Bassano, si è affacciato in prima squadra 13 anni fa, ai tempi della C2 con Gleren in panchina, e poi ha fatto esperienza altrove, togliendosi peraltro diverse soddisfazioni tra Mestre, Virtus Verona e appunto Vis Pesaro tra i professionisti. Il ragazzo ci terrebbe a riproporsi da protagonista nel club che l'ha svezzato e non ne farebbe né una questione di categoria né tantomeno economica, nonostante abbia più di una proposta allettante tra le mani. Semmai chiede garanzie di programmi vincenti nel breve e medio termine, e in questo senso le ambizioni di entrambi, sue e della società, coincidono. La risposta arriverà indicativamente nei primi giorni della prossima settimana e da via Piave filtra un cauto ottimismo. Lui reciterebbe da mezzala tutto campista, dimensione podistica ma anche esperienza e leadership nella zona nevralgica del campo. Contestualmente il DS Giacometti si appresta a chiudere altre due operazioni in entrata, un portiere under e soprattutto una seconda punta di qualità da affiancare al bomber Garbuio, confermati intanto fra gli altri Gabbasin, Bonagura e Gallonetti in difesa, Battistelli, Alberti e Garbuio in prima linea, Gottin tra i pali e Cusinato laterale di mediana. Intanto la Lega Nazionale Dilettanti, oggi a Roma, ha ribadito le linee guida impresse dal Consiglio federale, cioè la promozione delle prime in classifica, rimandando la ratifica ufficiale alla FIGC Veneta la prossima settimana. È tutto, alle prossime edizioni, arrivederci. Asper, centro assistenza riparazione elettrodomestici di tutte le marche. Tecnici qualificati, ricambi originali per garantire riparazioni a regola d'arte. Con Asper tutto funziona.